Siamo in una giornata uggiosa, piovosa, però eh, è un'iniziativa bellissima quella di stamattina al Comune di Casoria: grazie all'assessore all'ambiente Pietro Danna. Casoria si fornisce di tre case dell'acqua. Una ce l'abbiamo dietro di noi ed è qui nella Biblioteca Comunale di Casoria in via Aldo Moro. Un'altra è ad Arpino, a Via Giaciddo Gigante, nei pressi di, 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 di una delle tante ville comunali di cui Casoria è piena e un'altra sta a, nel Palazzo dello Sport a Casoria. Spero, Io le case dell'acqua le ho viste ad opera la prima volta, era più di dieci anni fa, in un bosco, ci si chiama proprio la casa dell'acqua nel bosco, ad opera. Spero che venga capita e apprezzata questa bellissima iniziativa fatta dal Comune di Casori. Un'altra casa dell'acqua sta all'interno della scuola media Palizzi, molto poco utilizzata dal, dal pubblico, ma utilizzata perlomeno da chi frequenta quella scuola. Sessore ci dica quello che vuole su questa sua iniziativa. Beh, diciamo che l'iniziativa inizia vari anni fa, io ho avuto solo il merito di portarla avanti. È chiaro che con l'utilizzo delle case dell'acqua ci avviciniamo ad un risparmio per il consumo di plastica e il consumo di anidride carbonica che ci avvicina a standard europei. Naturalmente tre case dell'acqua è solo l'inizio. Speriamo che la cittadinanza apprezzi e conservi, protegga questo, questi presidi. Per il futuro, in modo tale che possiamo pensare di installarne altre in, zone, in altre zone strategiche. Ehm, il funzionamento è molto semplice: c'è una gettoniera e un lettore di scheda. Le schede possono essere prepagate. Il prezzo dell'acqua che è sanificata, purificata, disinfettata, gasata, lievemente, lievemente gasata e naturale è di 5 centesimi al litro. Quindi, come vedete, oltre alla tutela dell'ambiente si affianca anche il risparmio: risparmio che eh, rispetto ad un, ad un litro d'acqua comprata al supermercato, è un'acqua che viene direttamente dall'acquedotto a chilometro zero, che non, non, fa neanche, non percorre neanche un chilometro fuori terra e che viene poi trattata in, in questo impianto che è alle mie spalle più di questo insomma che cosa si può dire? Per... Si può dire che l'assessore ci diceva prima che fino al 5 marzo uh, l'erogazione di queste bottiglie d'acqua sarà gratuito questa è ovviamente concessione dell'azienda che ha installato, sì, che ha installato le, le, le case dell'acqua quindi diamo merito anche all'azienda sperando che ne riesca a mettere tante altre Sì, in effetti l'azienda... Ci aveva proposto una settimana di, di gratuità per il prelievo dell'acqua e noi abbiamo richiesto qualche giorno in più. Per... Non abbiamo concordato mi... Piacere, Massimiliano Acri dell'azienda dell come si chiama? Acqua cristallina. Acqua cristallina come poi è scritto qua vicino. Sì. Come vi, come vi è, io ripeto faccio la domanda del, di prassi, ma come vi è nata l'idea? Io mi immagino per, perché ripeto. Le ho viste al nord, a Milano, le case dell'acqua, principalmente a opera, grazie al sindaco del, dell'epoca e di oggi che è il secondo mandato, Ettore Fusco, dove, eh, informo l'assessore all'ambiente, l'architetto Pietro Danna, l'erogazione dell'acqua ad opera è gratuita, gratuita, soltanto che nessuno può prendere più di sei bottiglie d'acqua al momento. Le posso garantire, sono stato un paio d'ore in quel bosco, non ho visto un... Cittadino di opera a prenderne sette. quindi dica tutto quello che vuole. Allora, sì, noi abbiamo iniziato la nostra attività ben nove anni fa. La prima casetta dell'acqua che abbiamo installata è stata nel 2009 in provincia di Torino, a Carignano. Da lì poi siamo partiti. A oggi vantiamo più di 100 casette in tutta Italia quelle di oggi, le tre di oggi con quelle di oggi arriviamo a 32 nella zona del, della campagna quindi un ottimo, un ottimo risultato direi e niente, cosa dire ci sono diverse modalità di, di, di erogazione eh, per cui ci sono alcuni comuni che si fanno carico loro diciamo del consumo d'acqua e delle spese eccetera e gestiscono in questo modo l'erogazione gratuita per il cittadino. Io sono sempre di un'idea però eh, valorizzare comunque un bene che viene dato è sempre comunque un bene perché spesso e volentieri nella nostra esperienza abbiamo visto che quando abbiamo lasciato diciamo, l'erogazione gratuita eh, l'utilizzo dell'acqua poi è diventato un, anche uno spreco e non è un messaggio che noi vogliamo, vogliamo dare. Di conseguenza il prezzo che abbiamo imposto è un prezzo eh, estremamente competitivo per il mercato dell'acqua in bottiglia e che invoglia sicuramente il cittadino che ha voglia di risparmiare e che si è informato su quello che possono essere eh, diciamo, la qualità dell'acqua in bottiglia rispetto all'acqua erogata dal rubinetto, si renderà ben conto che eh, non, non c'è paragone. L'acqua diciamo, di rete e oltretutto delle casette l'acqua ha dei controlli che sono decisamente maggiori, ha degli standard qualitativi maggiori rispetto a quello delle acque, delle acque in bottiglia. Um, per, tornare, per tornare alle casette dell'acqua um, spieghiamo anche magari un attimino che tipo di acqua diamo. Noi um, si prende l'acqua dalla rete e all'interno di questa struttura abbiamo comunque un sistema di filtrazione. Questo sistema di filtrazione è a carboni attivi e con delle lampade eh, battericide che ci garantisce diciamo, la massima, il massimo controllo e la massima purezza dell'acqua. In, eh, noi siamo sottoposti comunque a un regime di autocontrollo per cui eh, facciamo noi delle nostre analisi e siamo comunque, sottostiamo a quelli che sono i controlli da parte dell'ASL per dare comunque massima garanzia di mh, sicurezza e di potabilità Grazie mille, vogliamo cogliere l'occasione, sembra il bello della diretta, abbiamo, abbiamo in diretta il sindaco avvocato Pasquale Fuccio, ma ci sono l'assessore Fabio e l'assessore Ricciardi, il consigliere Barra e dietro c'è anche addirittura il responsabile del trasporto pubblico interno della città di Casoria, Antonio Paolo. Sindaco, è una bella cosa, è una bella iniziativa, ne sono tre, una già c'era all'interno della Palizzi dica tutto quello che vuole su questa iniziativa dell'amministrazione comunale Allora, dico che c'è stato un impegno importante dell'assessore Danna, c'è stato un impegno importante del sindaco e dell'amministrazione perché si desse vita a un progetto che avevamo, era già cantierato da un bel po' di tempo eh, e che grazie, ripeto, all'impegno di questi attori oggi trovato, ha trovato la realizzazione è inutile eh, diciamo, spiegare penso che l'abbia fatto già l'assessore d'Anna prima, l'utilità di, di questa roba qui parliamo comunque che offriamo un ulteriore servizio alla comunità eh, un bene eh, importante nel segno del rispetto dell'ambiente e soprattutto nel rispetto di un valore di un, di un bene così importante per la vita di ciascuno che è l'acqua io sono eh, estremamente contento stamattina direttore perché anche questo è uno di quei passi verso la normalità che dovranno caratterizzare il mio mandato. Ringrazio su tutti l'assessore Danna per il suo impegno, ovviamente la Giunta nella sua complessità, ma insomma Pietro ci ha dato veramente un grosso contributo.